Ciao a tutti, sono Laura. Oggi vi faccio il tiramisù. Utilizzo la crema al mascarpone che avete visto nel precedente video. E è un po' diverso dal tiramisù classico, dove sopra viene spolverato del cacao amaro. Noi invece qua usiamo spesso grattugiarci sopra del cioccolato fondente e lo chiamiamo anche dolce al mascarpone. Vediamo. Dei savoiardi, la crema del tiramisù o crema al mascarpone, del caffè un po' lungo, non ristretto, appena zuccherato, non tanto, e un quadretto di cioccolata che serve per grattugiarla sopra alla fine. Procediamo con la preparazione. Io prendo i savoiardi uno alla volta, lo passo nel caffè, non lo lascio dentro. Lo guido con la mano perché se si inzuppa troppo poi non va bene. Deve restare il cuore del savoiardo, si deve sentire come biscotto, altrimenti si inzuppa troppo. Copro il fondo della mia pirofila. Ho scelto di farlo in una pirofila, potevo farlo su un vassoio, potevo anche farlo in delle coppe. Quello è una cosa che ognuno fa come crede. Copriamo bene la base. Li mettiamo belli vicini l'uno all'altro. Una pirofila di queste dimensioni sono circa 12 porzioni, se faccio solo uno strato di biscotti. Volendo posso farne anche due. Nel mio caso penso che ne farò solamente uno, perché così mi serve solamente questo in questo momento. Ecco fatto il primo strato. Ora metto la crema al mascarpone. Vedo che è abbondante la mia crema, quindi posso veramente fare due strati anche in questo caso. Bello, non mi faccio troppi problemi se è liscia, più o meno liscia, insomma. Tanto adesso la devo ricoprire. Somiglia vagamente alla zuppa inglese come composizione, però gli ingredienti sono completamente diversi. Ricomincio con i savoiardi. E ripeto l'operazione di prima. Il caffè è meglio se si usa o tiepido o addirittura freddo, altrimenti i biscotti lo assorbono più velocemente. Ne abbiamo aggiunto un po' perché lo stavamo finendo. Posso anche spezzarli i biscotti. Ok. Bene, questo strato è fatto, ora aggiungo l'ultima crema. Questo dolce si può anche congelare, se lo si mette via così, coperto con una pellicola, basta tirarlo fuori qualche ora prima dal freezer, è un semifreddo eccezionale. E voilà.
A questo punto prendo un cubetto di cioccolato e una grattugia e procedo a grattugiare la cioccolata sopra. Copriamo di cioccolato grattugiato. Quando fuori fa caldo, il cioccolato, se si tiene in frigorifero, è più maneggevole. Ecco qua. Direi che ci siamo. Questo è il risultato. Ho sporcato un po' intorno, però ne vale la pena. È buonissimo. Oggi abbiamo visto la nostra versione del tiramisù. È un po' diverso dal classico veneto e viene chiamato appunto anche dolce al mascarpone. Niente, se vi è piaciuto condividete, iscrivetevi e ciao a tutti, alla prossima!